Eccoci all'interno dello studio Malasangre con Danny Pietro. Allora Danny, che cosa succede ogni giorno qui? Raccontaci la storia, perché la storia è un po' lunga, no? Sì, allora, in pratica io ho questo programma di questi bidoni che sono davanti alla mia attività e purtroppo in zona la maggior parte delle persone non rispetta, insomma, le regole. E cosa succede? Succede che io ogni giorno, quando vengo la mattina, che apro e trovo dei rifiuti abbandonati davanti alla mia e possono essere rifiuti ingombranti come rifiuti normali, insomma, di casa, e io tutte le mattine sono costretto a pulire la via di Corso Amedeo. Allora, è utile precisare il fatto che il problema che ho fuori dalla mia attività non rispecchia assolutamente in nessun modo quello che è dentro, nel senso che comunque lavoro a prescindere. Per me è un problema magari il fatto che magari con questo caldo non posso aprire la porta, non posso aprire le finestre e che comunque ho i bidoni davanti proprio a mezzo metro dall'ingresso. Allora, io sono partito facendo presente il programma all'AMS, anche dopo circa un mese di non risposte da parte dell'AMS, l'AMS mi ha mandato una mail dicendo che se ne occupava l'ufficio dell'urbanistica di Bologna. Quindi insomma sono ripartito cercando di mettermi in contatto con questo ufficio e neanche circa 2-3 settimane l'ufficio mi ha risposto dicendo che invece non era loro che se ne occupava, ma era appunto dell'AMS. Poi sono riandato all'AMS e dopo una decina di giorni, un paio di settimane circa, ricevo la risposta sempre da parte dell'AMS dove mi dicono che i cassonetti non possono essere spostati. Perché? Non si sa. A quel punto potevi arrenderti o continuare la lotta? Certo. Com'è andata? Vabbè, arrendersi non fa parte, insomma, non si fa. E quindi insomma sono andato avanti, ho sollevato un po' la questione, il sindaco un po' a quel punto di persona si è interessato, insomma, alla mia problematica e mi ha fatto anche piacere che comunque ho riscontrato, insomma, interesse da parte del sindaco di questo programma. E niente, mi era stato detto che comunque avrebbe sostituito i bidoni, che si sarebbe mosso lui personalmente nel cercare di risolvere nei più brevi tempi possibile il problema. E niente, ha sbagliato i bidoni, l'ha fatto, però ha sbagliato i bidoni. Che cosa significa sbagliato bidoni? Che probabilmente sono stati sostituiti o spostati cassonetti sempre di Corso Amedeo, ma magari vicino a un altro civico? Allora, il sindaco mi aveva mandato un messaggio dicendo che aveva cercato di risolvere intanto il problema dei bidoni, l'aveva fatto sostituire e l'aveva fatto chiudere, perché qui col fatto che erano aperti venivano tutti qui a buttare la spazzatura. Il problema è che io sono al civico 250 e il sindaco ha spostato i bidoni del 160. Allora, i bidoni sono stati chiusi e questo al momento ha solo che peggiorato la situazione. Che se prima magari trovo solo degli ingombranti, ora trovo anche tutto il resto. Io spero che il sindaco mi metta in condizioni di poter lavorare bene e in pulizia, nel senso. Tanto che comunque, cioè, in realtà questo problema